Insieme, come vedete, il nostro studio è popolato di boa, di lustrini, di paillette. Esploreremo, chissà, l'avanspettacolo, il varietà, la rivista. Ma insomma, lo scopriremo insieme. Maestrino, no, sul suo pianoforte non mi pre. Calabrese, settimana dedicata alla storia di Erminio Macario. Ciao, buongiorno, buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Dicevamo, Macario nasce proprio a Torino all'inizio del Novecento, esattamente il 27 gennaio del 1902, in una mansarda di un vecchio palazzo del centro storico. Più tardi dirà: io amo molto questa Torino popolare che in tanti anni non è cambiata granché. Mi fanno tenerezza quei cortili che sono vere gabbie penitenziali e le lunghe ringhiere con i gabinetti sul ballatoio e i fiori coltivati in vecchi vasi da notte di ferro smaltato. Che volete? A me questi posti paiono anche romantici. E allora proviamo a ricostruire la vita, la carriera, partendo dai genitori. Dal papà, ad esempio, papà di Macario, che si chiamava Giovanni e che faceva il decoratore. Purtroppo però non riusciva a guadagnare abbastanza per mantenere la sua famiglia. E così, insomma, come molti italiani in quell'epoca, decise di partire, di emigrare negli Stati Uniti, dove trovò lavoro. Per un certo periodo riuscì anche a mandare una somma regolare di denaro in Italia. Però purtroppo venne a mancare improvvisamente, lasciando la famiglia e quindi anche il piccolo Macario nella miseria. Toccò allora alla mamma Albertina rimboccarsi le maniche per dar da mangiare al piccolo Erminio e alle sue tre sorelle. Trovò lavoro come portinaia in un palazzo. Erminio ricorda sua madre come una donna dal perenne sorriso sulle labbra, tanto nella buona come nella cattiva sorte. Il suo sorriso non si è mai spento. Mi ha sempre accompagnato per tutta la vita, mi ha incoraggiato nei dubbi e rasserenato nelle tempeste. Ma quanto siete bravi, ma quanto siete belli. Allora, vita dura, insomma, infanzia povera, poverissima. La cronaca ci racconta, c'è qui un bel libro dedicato a Macario, Vita di un comico, Macario di Maurizio Ternavasio. La cronaca, dicevo, ci racconta di un vero monello, di un bambino che più volte giocando per strada viene investito da un carro, di un bambino che accidentalmente dà fuoco alla sua casa, un'altra volta facendo il bagno in un fiume rischia di annegare, un'altra volta ancora ci sono dei signori che girano in bicicletta per quella lontana Torino, lui attraversa la strada, ne fa cadere 10. Come ve lo immaginate, Macario piccoletto, Macarietto, Macario bambino, Macario, Macarietto, scolaro perfetto, il 1956, vediamolo insieme. Era andata, poi verrò a rimproverarla. Era il 1956, Macarietto, scolaro perfetto, 16 episodi che la Rai Radio Televisione Italiana dedica ai ragazzi in prima serata, credo, di sera. Allora, dicevamo, Macario scolaretto, Macario in palcoscenico, debutta a 10 anni, logicamente, in una filodrammatica dell'oratorio. Non fece da subito l'attore, ne fece molti di mestieri, vero Roberto? Sì, un bel po', fece l'aiuto barbiere, il ciclista, il fattorino, l'operaio. A 14 anni venne addirittura assunto alla Fiat, dove cambiò in un anno una decina di reparti: magazziniere, aggiustatore, fresatore, saldatore. Feci tutti i mestieri generici per la sua diretta a Belgioioso in provincia di Pavia. E inizia così il ragazzi, insomma, l'Accademia d'Arte Drammatica ha fatto bene. È servita qualcosa. Così come ha fatto bene lavorare con Scaparro, non ci si improvvisa attori e dicitori. Complimenti ragazzi, approfondiremo poi domani Guittalemme. Adesso, vedo che entra il professor Paolo Crimaldi. Intanto io mi avvicino al maestro, caro professore, la lascio con i nostri ragazzi, prego, può anche passarmi davanti. Macario, nato il 27 maggio, dicevo, gemelli? Sì, un vero gemelli. Del resto, come tutti i gemelli, sono dei veri e propri maestri proprio nell'arte di